Spegniamo, scusatemi, Rob, spegni, Sonny, per favore, Rob. Sonny, ma che cazzo fai? Senti, dimentica le scarpe e dimentica i soldi, ne farai a palate, ok? Coi soldi compri quasi tutto. Però l'immortalità devi guadagnartela. Ora ti guardo negli occhi e ti racconto il tuo futuro. Ti hanno escluso dalla squadra delle superiori. Però sei arrivato in NBA. Tu vincerai il campionato. È una storia americana e la ameranno tutti gli americani. Ti vedranno come una stella. Oh, cavolo, se lo faranno. Perché quando uno è bravo e nuovo, lo adoriamo. Noi ti faremo diventare qualcosa che non si è mai visto prima. Tu cambierai il mondo. Ma sai una cosa? Una volta che la gente ti avrà portato in cielo, beh, ti farà precipitare. È una cosa scontata. Ti porteremo ad essere qualcosa di mai visto e tu sarai obbligato a dimostrare di esserlo. Tutto il giorno, tutti i giorni, così funziona. E lo faremo ancora, e ancora, e ancora. E ti dirò la verità. Tu sarai attaccato, tradito, screditato e umiliato. Ma sopravviverai. In tanti riescono ad arrivare lì in vetta. Ma è la discesa che poi li spezza. Perché è quello il momento in cui si resta soli. E in quel momento cosa farai? Troverai la volontà di non cedere al tuo dolore e di rialzare la testa. Chi sei, Michael? Sarà questa la domanda chiave della tua vita. Io credo che tu sappia già la risposta. Ed è per questo che oggi siamo qui. Una scarpa è solo una scarpa. Finché qualcuno non se la mette, allora assume un significato. E noi vogliamo solo poter toccare tanta grandezza. Ci servi in queste scarpe non per dare significato alla tua vita, ma per dare un senso alla nostra. Tutti noi a questo tavolo saremo dimenticati appena scadrà il nostro tempo. A parte te, tu sarai sempre ricordato, perché certe cose sono eterne. Tu sei Michael Jordan e la tua storia ci infonderà la voglia di volare. So che il signor Falk ve ne ha già parlato, ma volevo darvela di persona, perché è l'offerta più consistente mai fatta da Nike Basketball a chiunque.